Ciao ragazzi, eccoci in un nuovo vlog. C'è anche David. Siamo un po' assonnati, praticamente stamattina, anche se è sabato, abbiamo i lavori, insomma, in casa, cioè nel palazzo, ecco. Mi viene la parola, scusate. Comunque anche stamattina ci siamo svegliati alle 7 come tutte le mattine, perché hanno iniziato i lavori così presto anche di sabato. Voi dite, sì, le 7, da che si nota, guardate, non c'è traffico. In effetti sì. E quindi ne abbiamo approfittato per uscire, perché non si poteva stare in casa, c'era un casino tremendo anche di sabato e nulla. Io comunque sono vestita proprio super autunnale, perché ho questo il giacchino che è tipo un marroncino senape, la maglietta bianca, poi il pantalone bordeaux che non si vede, e poi le scarpe, gli stivaletti beige senape, quindi sono proprio super abbinata, anche lo zainetto senape. Super abbinata autunnale. Poi sono tutte cose che vedrete nel video haul autunnale, che non so quando metterò. Ho messo anche il cerchietto bordeaux, non so quanto, per quanto tempo resisto, perché comunque a me viene subito mal di testa, però è carino, dai, riprende il bordeaux del pantalone, cioè sono super autunnale. Anche lo smalto bordeaux, vabbè, outfit perfetto, me lo dico da sola. E qui io sono ancora troppo assonnato. David invece ha bellissimo impermeabile verde. Ancora non ho proprietà di concepire un giudizio, quindi non posso ancora esprimere. No, ha detto che è brutto il cerchetto, ha detto solo questo. No, ha detto che è comodo, non ha detto che è brutto. Certo, io non me lo metterei. No, hai detto che lo vuoi pure tu il cerchietto, che ti piace. Ma queste cose non le dovevi dire, vabbè, però. No, ha detto sì, che era carino, comodo. Infatti ho detto sì, è comodo perché non mi vanno tutti i capelli davanti agli occhi. Quindi voleva anche lui uno, te lo compro, non ti preoccupare. Ringrazio. Comunque nulla, poi ci siamo vestiti a strati, perché comunque ora fa freschetto. Poi comunque tra un paio d'ore sicuramente farà di nuovo caldo come al solito. Quindi sotto la t-shirt bianca, anche David sotto l'impermeabile da Mario. C'è l'impermeabile e la giacchettina, la giacchetta a pelle. Niente, comunque ora dobbiamo andare a fare varie commissioni serie importanti. Però prima andiamo a fare colazione per premiarci del fatto che ci siamo svegliati presto anche di sabato. E poi dopo io voglio andare da Ikea. Se riusciamo a finire tutte le commissioni serie. Contento? Sì. Ikea ti piace a te? Io preferisco una sola l'Euro Merlin. Infatti piace pure Ikea. Io mi faccio piacere l'Euro Merlin e tu Ikea. È una minaccia, non è una richiesta. No, è un compromesso, veramente si dice, compromesso di coppia. Ah, bello come compromesso. Fallo, sono da ammazzare. Badigli. Si mette la mano davanti alla bocca. E sto guidando. Non è vero, sono finito il semaforo, ragazzi. No, però com'è bello, eh? A quest'ora. Ma cosa? No, dico, a quest'ora di sabato non c'è nessuno. Pensa quanto era invece più bello stare nel letto a dormire. È vero, madonna mia. Di sabato, no, almeno non oggi. Non è vero, a me però piace. Dai, sì. A me piace perché gli evito tutto lo stress della città. Lo stress, il traffico. Siamo solo noi per strada. Noi come al solito ricerca parcheggio in atto. Perché quello è. Ogni video sempre questo facciamo. Ragazzi, secondo voi sto bene? Secondo me sto cerchietto l'avrei dovuto mettere un po' più indietro, solo che se ne scende. Non guardare il mio, perché in questo momento sto in catalessa. Non so neanche perché, cioè come faccio a guidare. Nel senso, penso forse sto vabbè, ma ci vuole un bel gioco. Caffè. Che ti prendi, caffè o cappuccino? Sia caffè che cappuccino. Ho detto cappuccino. Vabbè, poi alla fine sì, nel cappuccino c'è il caffè. Cappuccino e caffè non lo prendo, perché non so se ve l'ho mai detto, io odio il caffè. Forse sono l'unica al mondo. No. Quindi prendo la spremuta d'arancia. Allora, ma dove stai? Allora, non vi conoscevo allora. Intanto Dave, vabbè. Allora, racconta questa cosa, questa tua scoperta. Ho scoperto un vicolo cieco. Ma ero cieco pure io, perché quando ho detto c'ho il sole. Perché abbiamo il sole negli occhi. E abbassati questo oggetto misterioso qui, come ho fatto io. L'oggetto mio, sai, se mi fa tanto. Non so, mi urta sensibilmente. E quindi praticamente David contentissimo che ha trovato un vicolo, una stradina piena di posti. Casa, e invece in realtà una stradina che già lo vedo che c'ha. Non era nemmeno un metro, un vicolo cieco di un metro, nemmeno. Stavo poco attento, no, sbatto direttamente faccia al muro. Si vede che sta a dormire ancora. Beh, però diciamo che non c'è traffico, non c'è gente, però i posti, i parcheggi non ci sono comunque, nemmeno a quest'ora. Non riesco a stare ferma con i capelli. Perché l'ho torto? Vabbè, ora devo un attimo aggiustarmi intanto che trovi posto. Oggi si è rotta. Aiuto. Io c'ho una sottiletta in testa invece. No, ma pure tu ce n'hai tanti, eh. Tutti che sono ricciolini, poi li hai tagliati, perciò hai messo pure il gel, ma lui ce n'ha tantissimi.
a casa, lo lascio a casa, i comodini. Io pure li lascio molti a casa. Li lascio dentro i comodini. Tu non ne parliamo, ormai è tappezzeria, non è più. Ho detto, ormai i tuoi capelli che perdi in giro non è più che perdere i capelli, è tappezzeria. No, io te li lascio per ricordo, in ogni stanza. Ma io mi ricordo di te, ce l'ho pure addosso quando vado in ufficio. Non diciamo dove, Tita! È già Natale da Ikea. Però già mi porto avanti col lavoro, già c'ho le vignette, le cose. Sei peggio di me, pure tu sei fissato col Natale. Ci troviamo sta cosa. Non vi faccio vedere, già abbiamo comprato qualcosina per Natale. Sono troppe cose carine qui da Ikea. La ghirlanda per la porta, perché noi l'anno scorso non l'abbiamo messa, non ce l'abbiamo. Questa se prendi quella classica, è divertente, se prendi questa classica. Poi ci metti tu le pigne, le cose, la decori. Questo è il calendario dell'avvento di Ikea. Guardate quanti cioccolatini ci sono. C'è stato uno scambio. C'è stato... Un altro sembra tipo la Madonna. Tipo c'è, ma la... prendi te, c'è la Reola. Comunque dietro abbiamo fatto gli acquisti. Eccoli qua, li potete vedere. Si vedono. Abbiamo preso cianfrusaglie. Adesso non sapremo dove mettere. Cose che ci servivano. Vedi, questo è il consumismo. Amici e amiche di YouTube, questo è il problema, il vero problema è che noi c'è ormai, devo dire che poi tra l'altro sono mezzo mozzato qua col sole, ma lo sai che è faticoso comunque tenere sempre questa cosa così, sì, infatti devo dire, aspetta così riesco a prendere tutti e no, due, no, non riprendere, no, non la devo riprendere, ti vergogno. E niente, sì. E adesso allora praticamente andiamo a scaricare, facciamo il servizio consegna a noi stessi. Andiamo a scaricare tutto quanto, scusate che c'era pure un po' di brusio di sottofondo, infatti sicuramente non si sarà sentito nulla. Però mo facciamo appunto questa consegna e ci ridiamo immediatamente a, da qualche parco, un parco a caso. Mo cerchiamo tra i vari porchi parchi a Roma, ricchi parchi porchi a Roma. Sì, perché fa molto caldo, quindi sto schiattando, ragazzi. C'è anche una mostra tipo del cioccolato, andremo lì. Vogliamo fare tipo un picnic, però non abbiamo preso nulla da mangiare. Vabbè, mo ci, penso, sì. Dopo che abbiamo scaricato la roba ci fermeremo da qualche parte a prendere stuzzicherie varie. Mamma mia, faccio fatica a fare questa video diretta. Questo video vlog diretta. Questo vlog, scusate. Ci siamo invertiti i ruoli di nuovo. Comunque abbiamo scaricato tutto. Mi sono anche fermato un attimo al volo al supermercato e ho preso delle cose buonissime per fare il picnic. Ho preso per me la Coca Zero, per te la Fanta. Ho scelto la Fanta per te. La volevi? Che ti piace? E poi Dad ha detto prendi qualche fettina di pizza. Io mi sono presentata col cartone della pizza. Infatti me l'ha messo nel cartone, forse mi sa che è esagerato. Ho preso sia quella, intanto David guarda le moto che passano. Scusa, ma è sempre meglio che guardo le ragazze, no? Io quello sì, in effetti. Comunque vi dicevo, io. È vero, mi giro pure per le ragazze. Non è vero. Ho preso sia la pizza rossa che la pizza con le patate. C'era. Si sente l'odore delle patate. Ah, non vi ho detto, andiamo a fare picnic a Villa Borghese, perché lì c'è anche la mostra del cioccolato, così abbiamo anche il dolce finale. Vorrei dire, ma c'ho la spia del freno a mano accesa. Cioè, stavi camminando il freno a mano? Il grande pilota. Ma se lo facevo io, no ragazze, prima? Che ci devo, vabbè. Questa è la pizza, ragazze, e questa è la villa. Lì giù c'è il laghetto. Poi lì giù, non so se vedete, sono tutte le bancarelle, i tendoni, gli stand con le lucine dove c'è, penso, la mostra del cioccolato. Le chiappe di due. Poi ci sono due ragazze che a novembre hanno deciso di prendere il sole. E sono in costume, un intimo, non ho capito, quindi è meglio togliere la fotocamera da lì. Forse qua.
all'ombra dell'albero che mangiamo. Io ho appena finito un pezzo di quella rossa. David scappa quella con le patate e dopo andiamo a vedere le bancarelle. La foto artistica, la foglia d'autunno che cade. La liquirizia ci sta. Voglio cioccolato. Già ce l'hai te. Già ce l'hai il cioccolato. No, sulle mani. Ragazzi, siamo tornati a casa, ho rimesso anche il cerchietto, ho cambiato la maglietta, è molto natalizia tra virgolette, perché comunque è rosa con tutti i glitterini e voglio fare il video haul di Ikea, di tutti i nostri acquisti che abbiamo fatto da Ikea. Il listone è gigantesco, ci sono cose natalizie e cose non natalizie e nel frattempo invece David mi sta montando la sedia per la mia scrivania dove ho il computer, perché era rotta, era vecchia quella che avevo prima, quindi magari appena finisce di montarla vi mostro anche la sedia, almeno nel vlog, così vedrete qualcosina che abbiamo comprato. Invece poi, se volete proprio il mio volo, tutti i miei acquisti shopping che ho fatto da Ikea, faccio il video, quindi in settimana vedrete il video shopping con l'Ikea, con tante cose natalizie bellissime, nuove, che non avevo mai visto da Ikea, e poi anche cose per la casa, insomma di arredamento classico per la casa. Non mostro comunque tutto il nostro shopping da Ikea, altrimenti il vlog diventa lunghissimo e vi annoierei, perciò vi faccio il video a parte di tutto il nostro shopping. Quindi ora giro il video haul shopping Ikea. David l'ha montata la sedia, secondo me è bellissima, è grandissima. Vabbè, però l'hai montata in un attimo e poi a me piace perché è molto comoda. Io l'ho provata in negozio ed era comodissima. Tu che dici? Ottima! Ottima, eh? La monta sulla moto! La monta sulla moto, ha detto, non so se si è sentito. Eccola qui. E più che nera è grigio scura, a me piace veramente molto. È super comoda e costava 129 euro, se non mi sbaglio. Non c'entra nell'inquadratura, tanto che è grande. Oramai si è fatta sera notte, abbiamo prenotato il sushi, quindi fra poco sushi usciamo. Intanto prendo insieme a voi una tisana e vi voglio far vedere anche le mie tisane preferite, perché me lo chiedete spesso. Al primo posto sicuramente questa nuova scoperta, tisana della Bonomelli, che è 100% naturale alla papaya arancia. Ragazzi, è buonissima, è una confezione molto piccola, infatti ci sono poche bustine, però costa molto poco e all'interno questi sono gli ingredienti, non contiene tè. Tisana molto dolce e fruttata, la mia preferita in assoluto del momento. Poi una collezione con varie tisane a gusti molto dolci, sono vari gusti. Muffin al mirtillo è buonissima. Poi c'è questo cioccolato e pera, stupenda ovviamente. Cupcake alla fragola. E poi c'è questo macarò al limone. Un tè nero alla curcuma e cannella. L'ho presa perché cercavo disperatamente una tisana della Pompadour che si chiama Mille e una notte, che l'ho finita ed era buonissima, ragazzi. Una tisana che faceva appunto la notte, perché non conteneva teina, non conteneva tè, e all'interno c'erano tutte spezie comunque che a me piacciono tantissimo. All'interno c'era l'arancia, la cannella, la vaniglia, lo zenzero, quindi era molto dolce. Col fatto che c'era sia la vaniglia che la cannella mi piaceva tanto. Vabbè, non l'ho più trovata, quindi ho preso questo in alternativa, che poi non è una tisana ma è vero e proprio tè. È un tè nero alla curcuma e cannella, all'interno c'è anche il miele e limone, quindi non è molto amara. Mi sta piacendo molto questo tè nero. E poi invece dolcis in fondo c'è questa che mi piace, insomma, però un po' meno rispetto alle altre che vi ho mostrato, ed è una tisana biologica della Yoji Tea allo zenzero e limone. Diciamo ve la consiglio solo se vi piacciono i sapori molto forti, aspri e limonosi, altrimenti non aiuta a digerire, perciò l'ho presa.
Visto che me lo chiedete sempre, spero che vi abbia fatto piacere, insomma, che vi ho mostrato queste tisane e nulla, quindi io, come vi dicevo, ora andiamo al sushi. Mi dispiace che in questo vlog non vi ho mostrato nessuna ricetta, insomma, che ho fatto né a pranzo né a cena, ma oggi insomma è stata così la giornata, non abbiamo cucinato nulla. Questi video nelle ultime settimane vi ho fatto tanti video ricette, tipo il video cosa mangio in un giorno, poi vi ho fatto anche il video mangio per 24 ore un cibo e anche lì vi ho fatto vedere qualche ricetta, quindi penso che non ce la fate più con le mie ricette, però magari dal prossimo vlog sicuramente se cucino vi mostrerò qualcosa. Ora non ho cucinato nulla, quindi non potevo mostrarvi nessuna ricetta. E a proposito di quel video, volevo rispondere insomma a sta cosa, perché ho letto tra i vari commenti, insomma rispondo direttamente nei vlog così chiarisco subito al volo la cosa invece di scrivere, magari non tutti leggono i commenti giustamente. Qualcuno, poche persone, hanno scritto che io avevo parlato male di questi video e poi alla fine ho girato questo video, che avevo parlato un sacco di tempo su Instagram e poi avevo fatto questo video, insomma la challenge 24 ore, ma io ho parlato tanto su Instagram così perché persone mi chiedevano fai un video mukbang, e io rispondevo che non volevo farlo, quindi spiegavo le mie motivazioni. Quel video, diciamo, non è stato un video mukbang, che alla fine ho proprio tagliato volutamente le parti a cui mangiavo, infatti molti se ne sono accorte, perché non mi piace, ecco, mi vergogno, non mi piace mangiare e parlare contemporaneamente davanti alla telecamera, e poi proprio a me non piace guardare quel genere di video, mi dà fastidio sentire sta cosa, il rumore, ecco perché non l'ho fatto. Poi devo dire la verità, tutti hanno capito e hanno risposto a queste persone, insomma hanno spiegato il mio concetto, però volevo dirlo, ecco. Ovviamente farò sempre i miei soliti classici video, però ogni tanto voglio fare anche dei video divertenti, simpatici, diversi dai soliti. Io specificavo il fatto che non mi piace mangiare e parlare contemporaneamente, spero di aver spiegato il mio pensiero, ecco, cerco di farlo sempre in modo sintetico, di non dilungarmi, perché spesso mi dite che ripeto e vi annoio quando insomma parlo con voi, quindi cerco di fare il più veloce e il più riassuntivo possibile. Ora praticamente dobbiamo andare al sushi perché penso che sia l'orario, io finisco la mia tisana e poi vado comunque. E ora basta, è ora di uscire. Perché mi sono chiusa dentro per non essere disturbata da David. Se ti piacerebbe. Quindi chiudiamo, ciao ragazzi, baci abbracci. Già sei pronto? Devo essere sincero? Sì, io ti vedo che non sei pronto. Secondo me perché non mi mostro? Sì, sono pronto. Devo tagliare perché come al solito David dice tutte queste cavolate che non posso mettere online su YouTube, sono vietate. Degeneri sempre. Come al solito si è scaricata la batteria in ogni video. Guarda caso mentre parlavo io, tra l'altro. Secondo me qui c'è qualcuno che fa scherzetti, eh? Non sei simpatica. Io? È la fotocamera. Mi sta censurando, ragazzi. No, è la fotocamera che ti censura. Ci vediamo al prossimo video, al prossimo vlog. Ciao. Bye. Ciao.